Salve a tutti. Sì, lo so. Siete stufi di stare chiusi in casa. Purtroppo il coronavirus è arrivato in Italia e per questo è bene limitare i contatti sociali e le uscite all'aperto. Sicuramente guardare video su YouTube o giocare a qualche videogioco al posto di uscire non è il massimo, ma sono sicuro che a molti farà piacere esplorare i pianeti del No Man's Sky dei primi trailer, invece che giocare agli ultimi aggiornamenti che hanno completamente trasformato il gioco. Se anche voi siete nostalgici di quei mondi lussureggianti e volete magari vedere qualche albero al posto delle solite quattro mura di casa vostra, la cosa migliore che potete fare è giocare con la vecchia mod Road Overhaul. Tuttavia questa mod purtroppo è compatibile solo con il vecchio update Atlas Races, che non è più disponibile tramite il canale ufficiale di Steam. In questo breve video farò vedere come ottenere questa vecchia versione del gioco tramite un programmino, su cui poi potrete installarci la mod che trovate in descrizione assieme a tutto il restante materiale necessario. La pecca di questa vecchia mod è il pop-up degli oggetti dovuto al codice non abbastanza rifinito, tuttavia Rayrobi sta già lavorando ad una versione successiva e per far ciò ha aperto un Patreon che vi invito a supportare. Purtroppo Hello Games, con tutti gli aggiornamenti che sta rilasciando in breve tempo, sta rendendo la vita molto difficile ai modder e dai giocatori moddati e Steam sta facendo di tutto per non far scaricare le vecchie versioni dei giochi. Un modo per fottere questo sistema è comprare i giochi tramite altre piattaforme come GOG, ma in questo video vi mostrerò come potete comunque fottere Valve. La prima cosa che dovete fare è scaricare l'SDK per il vostro sistema operativo dal link che trovate in descrizione. Fatto questo, installatelo e, dal link che vi ho fornito io sempre in descrizione, scaricate e scompattate la mia versione di Depo Downloader. Depo Downloader è un programmino che vi consente di scaricare da Steam i vecchi aggiornamenti dei giochi, cosa che Valve non permette dal suo programma ufficiale. Fatto questo, andate su Steam ed installate l'ultima versione di No Man's Sky, quindi cancellate manualmente tutti i file e le cartelle del gioco andando nella cartella di installazione e buttando tutti i file nel cestino. Nei prossimi passaggi otterremo i file del vecchio aggiornamento Atlas Races, che andranno copiati al posto di quelli che avete appena cancellato. Una volta che avete scaricato Depo Downloader, cliccate col tasto destro del mouse sul file ubuntu che trovate dentro la cartella scompattata, quindi selezionate l'opzione modifica. Windows ora potrebbe bloccare il file ritenendolo dannoso perché scaricato da internet. Voi ignorate l'avviso e dategli i permessi di apertura ed esecuzione. Il file così facendo verrà aperto col blocco note. Ora modificate le parti evidenziate in rosso, scrivendo dove richiesto il vostro nome utente e la vostra password di Steam. Fatto questo, salvate e chiudete il file, quindi cliccateci due volte per avviarlo. Il programma si loggerà su Steam ed inizierà a scaricare i file del vecchio aggiornamento Atlas Races nella cartella Depots, che creerà dentro quella di Depo Downloader. Se avete attivo Steam Guard, dovrete inserire nel terminale il codice che Steam vi recapiterà via mail o sul cellulare prima di procedere. Quando i file dell'aggiornamento saranno scaricati, li troverete in una sottocartella della cartella Depots che trovate nel percorso che vedete sullo schermo. Copiate questi file nella cartella di installazione, quindi installate la mod Road Overhaul. Per imparare ad installare le mod di No Man's Sky seguite uno dei tanti tutorial disponibili in rete. Tenetevi da parte i file scaricati da Depo Downloader. Potrebbero tornarvi di nuovo utili nel caso dobbiate reinstallare il gioco da zero su un altro computer. Depo Downloader può essere utilizzato per scaricare i vecchi rilasci di tutti i giochi disponibili su Steam, non solo di No Man's Sky. Se siete interessati, fatemelo sapere ed io farò un altro tutorial a riguardo, in cui mostrerò come modificare ulteriormente il file UBAT di prima per raggiungere questo scopo. Nell'attesa che Rayrobi completi la sua mod e sperando che Hello Games magari si svegli e rilasci un update della generazione dei pianeti, vi do il solito arrivederci alla prossima.